Eriksson, oltre alle assenze già note, deve rinunciare all'ultimo momento anche a Boxic. Mancini è in campo. Fascetti rinuncia a Manighetti e si affida al tandem Doll-Guerrero. Il primo tiro a rete della Lazio, punizione, tocco di Mancini per Jugovic e l'ex Mancini respinge. Si porta in avanti il Bari, il cross di Zambrotta fa velo Guerrero, ma nessun compagno è pronto ad intervenire. Ancora la Lazio, nono minuto, rimessa laterale di Pancaro, Casiraghi per Gottardi, entra in area Gottardi, va a terra, l'arbitro Braschi comanda il calcio di rigore. Protestano i calciatori del Bari per la decisione del direttore di gara, rivediamo, va a terra Gottardi, non ci sembra un fallo determinante quello di De Ascentis su Gottardi. Tira Jugovic e porta in vantaggio la Lazio al decimo minuto. Rivediamo il potente tiro di Jugovic che batte Mancini. Ancora Jugovic dalla bandierina, esce male il portiere del Bari, Pancaro manda sull'esterno della rete. Bella combinazione in velocità del Bari, Sala, Guerrero, il tiro di esterno sinistro sul fondo. Rivediamo, non tocca Sala la palla ed è Guerrero che ha la buona opportunità ma la manca. Punizione poderosa di Volpi, ma centrale neutralizzata da Marchegiani. Poi è Jugovic, migliore in campo della Lazio, che taglia per Casiraghi, anticipato da Mancini. Con il montaggio di Massimo Amato passiamo alla ripresa. Nel Bari entrano Manighetti al posto di Marcolini e Giorgetti sostituisce De Ascentis. E il Bari inizia subito l'attacco. Punizione dell'ex Doll. Perde palla Marchegiani, Ingson al centro, Lopez allontana. Lancio di Doll per Giorgetti che ha vivacizzato la fascia destra al centro e Marchegiani anticipa Guerrero. Punizione di Jugovic che si spegne sul fondo. Ancora il Bari e Giorgetti vivacissimo, tunnella Lopez, converge al centro ma la conclusione non è felice. Manighetti sulla destra effettua il traversone, la palla per Volpi. Il tiro di Volpi sul fondo. Esce Zambrotta, entra Albeck, un attaccante. Lancio di Casiraghi per Jugovic al volo, palla sul fondo. Ancora il Bari in avanti, dalla distanza Volpi, bravissimo Marchegiani. Esce Mancini in precarie condizioni fisiche, entra Rambaudi, cross di Giorgetti, Manighetti si inserisce nell'azione, va a terra, protestano i giocatori del Bari, chiedono la punizione, l'arbitro Braschi assegna soltanto il calcio d'angolo. Rivediamo e c'è il tocco di Favalli che aveva sostituito Colini. Angolo di Doll, palla al centro, si accende una mischia, Albeck per Ingson, da pochi passi colpisce la traversa, lo svedese. Rivediamo la conclusione di Ingson di sinistro, si salva la Lazio. Poi qui protestano i giocatori del Bari per un presunto fallo di mano di Jugovic che lancia sulla sinistra Favalli. Favalli aggira Manighetti al centro per Rambaudi che realizza la rete del 2-0. Esultano i giocatori della Lazio, sconforto tra quelli del Bari, c'è anche un invasore solitario prontamente fermato dalle forze dell'ordine. Per la Lazio ottavo successo nelle ultime 10 partite, per il Bari...